si farà ad aprire? Premendo un pulsante? Con un indovinello? È una serratura. Il tuo ciondolo? Deve servire a qualcosa. Oh. È una chiave! Vorrei che il nonno potesse vedere tutto questo. Avrei preferito che fossero di cioccolato. Teresa, René, ci siete? Ciao Barbie, come va? Sentivi già la nostra mancanza? Sono passati solo 10 minuti. È vero. Ma a volte 10 minuti possono sembrare una vita. Ho capito dov'era il problema. Hai trovato la risposta nel tuo libro dei codici? Diciamo che qualche volta fa bene cambiare punto di vista. Ci siamo! Siete pronte a cercare di battermi in questo livello? Contaci! Cominciamo! Benvenuti nelle caverne dei cupcake! Mi piace essere un lama! Ricordate di passare il mixer e di superare le mosche di zucchero. Per adesso va tutto bene! Sulle cascate a spruzzo e abbiamo finito! Questa l'abbiamo già sentita. Evitiamo gli orsi e voliamo verso la vittoria. Sì! Barbie, ce l'hai fatta! Sì, il codice ha funzionato alla grande! Beh, non ce l'avrei mai fatta senza l'aiuto di qualche amico. Ah? Ciao, Chelsea. Ragazze, devo parlare con una persona. Devo interrompere per ora. Oh, sei stata brava, Barbie. Bisogna festeggiare. A più tardi. Ciao, ragazze. Dove eri finita? E quella cos'è? È una coppa. Una coppa, dici? Per cosa? Perché qualcuno mi ha dato l'ispirazione per pensare fuori dagli schemi. E chi è? Tu. Io? Davvero? Sì, davvero. Grandioso! Sai che cosa c'è di ancora più grandioso? No, cosa? Just Dance! Vogliamo giocare insieme? Sento un profumino delizioso di fiori di campo! Per caso sei una discendente degli Skeetite? Come conoscevi il trucchetto dei fiori? Io adoro leggere!
Allora, sembra che molto presto troveremo una biforcazione della strada. La mappa! Una fata farfalla! Reina! Bene, ce ne sono altre due! Volate! E adesso? Dove possiamo andare? Non ho idea! Tutte le indicazioni erano sulla mappa! Aspetta! Lungo la strada c'era il disegno di un sole e stava sorgendo! Non mi daremo il tempo di vederlo! Ma è già sera! No! Il sole sorge sempre ad est! Quindi se c'è un'alba sul nostro cammino, noi dobbiamo volare verso est. Bene, quindi dobbiamo soltanto individuare dove si trova l'est e possiamo scoprirlo solo consultando una mappa! Stiamo arrivando! Dove sono andato a finire? Ma... No, non ci serve una mappa. Guarderemo il Sagittario. È una figura fatta dalle stelle. Il Sagittario, una costellazione. La sua freccia punta sempre verso est. Da questa parte. Andiamo, piccole farfalline, non volatevene via. Vogliamo soltanto divorarvi, cioè voglio dire adorarvi. Tu intendevi divorarvi? Certo. Credo che li stiamo seminando. Sì, hai ragione. Che cos'è quella? Non ne ho alcuna idea, ma ci possiamo entrare. Dobbiamo almeno provarci. Siamo anche noi. Non ce la faremo mai. Svelte, più veloci. Non so come farò a spiegare quello che è successo alla nostra padroncina. Andiamocene da qui. Va tutto bene. Andrà tutto bene, lascia che ti aiuti. Ci penso io. Ok? Ma sei rimasta bloccata. Deve farti molto male. Buona, piccola, sta buona. Ecco, così. Solamente aiutarti. Va tutto bene. Era il minimo che potessi fare dopo che mi hai salvato. Sei davvero imponente. Sai, credo proprio che ti chiamerò Majesty. Ehi, Xai, li hai visto? Oh! Beh, ecco, questi sono miei. E quelle? Sono le mie dita. Le tue dita? Quelle dei piedi. Mi stai facendo il solletico. Ecco, stavo cercando di dirvelo. Kyla, Xaili, vi ho portato qui un ospite.
Lei è la mia amica Merlia. Ma è un'umana. Mezza umana. Infatti sua madre è Calissa e abbiamo avuto le prove certe che Calissa è viva. Allora Merlia può realizzare la profezia. Lei potrà spodestare Aeris. E così Calissa tornerà a regnare di nuovo su Oceana. Ma certo, Snauz ha ragione. Visto e considerato che tu sei una vera principessa, noi due siamo al tuo servizio. Senza offesa, ma non voglio essere la vostra principessa. Voglio solo riavere la mia vita normale, ma non posso senza l'aiuto di mia madre. Oh, allora dobbiamo andare dalle indovine. Loro lo sapranno senz'altro come combattere Aeris. Anch'io la penso come voi, ma prima di andare, spero che possiate fare qualcosa per le sue appendici. Le troveremo una coda! Proviamo questa prima. Oh, che cosa ne dici di questa? Starebbe splendidamente con i tuoi capelli. No, no, no. Adesso proviamo come va con questo. Oh, e che ne dici di questo? Wow. Assolutamente no. Non va. Non va. Non va. Ci sono, ho trovato. Questo mi piace. Perfetto. Sei un autentico splendore. Ma che aspetto. Wow, coraggioso. Oh, questo mi strapiace. Vai. Ora sei pronta per andare dalle indovine.